Oggi siamo a pagina 89 di 100 ripartenze, una storia bellissima che arriva dall'Umbria. Daniela e Vincenzo sono i protagonisti di una ripartenza multipla, una ripartenza che è umana anzitutto, ma anche economica, sociale, turistica, in un luogo che è uno scrigno di storia, di cultura, di arte, di fede. Questo luogo si chiama Campello Alto, si trova nel cuore dell'Umbria, nella Valle Spoletina, vicino alle fonti del Clitunno, circa 50 chilometri da Perugia. Ma andiamo con ordine e tutto comincia un po' di anni fa, quando eravate giovanissimi, quasi vicini di casa, eppure non vi conoscevate. Che succede? Cos'è successo? Ci siamo incontrati e conosciuti nel convento dei Padri Barnabiti qui a Campello Alto. E abitavamo a 200 metri di distanza a Roma, ma non ci eravamo mai visti. E invece qui ci siamo conosciuti dove facevamo dei centri estivi con tutti i ragazzi. Erano 3 settimane di divertimento, preghiera e condivisione. Poi con gli anni ci siamo fidanzati. Innamorati, abbiamo proseguito nella nostra storia fino al matrimonio che è stato nel 1994, sempre qui a Campello. Abbiamo coronato il nostro sogno e nel 96 abbiamo acquistato la prima casa dentro al borgo che era rimasto nel nostro cuore, era il luogo del cuore per noi. E Un come mai borgo che questa all'epoca. decisione di comprare casa lì? Da dove Beh, nasce? diciamo, Come come ha detto vedere? Daniela, era il nostro luogo del cuore perché venivamo qui da bambini. Quando sei bambino, fino a 15-16 anni, e vivi in un posto di vacanza con tanti ragazzi, è inevitabile che diventi il posto dei primi innamoramenti. Per me è stato così, per noi è stato così, i primi innamoramenti, i primi giochi condivisi con gli altri, i momenti di preghiera con la sapienza dei padri Barnabiti. Per cui, essendoci restato nel cuore, abbiamo detto, beh, proviamo a comprarci anche una casina, un qualcosina per venirci a trascorrere le vacanze. Da lì è scattato il destino, nel senso che, io lo dico sempre, da quel momento, cioè dal 96 in avanti, il posto ha cominciato a chiamarci, a poco. Abbiamo comprato già rocambolescamente un appartamento, pensate, lo comprammo al Tribunale Fallimentare di Roma, perché pur essendo a Campello era Roma che organizzava quella cosa, quindi rocambolescamente l'abbiamo comprato e da quel momento il posto ci ha continuato a chiamare perché si liberavano altri immobili, c'erano altre occasioni di fare investimenti, eccetera, e noi quindi a poco, seguendo quello che ci capitava, perché non abbiamo assolutamente inseguito nulla, poi abbiamo creato una situazione tale per cui oggi riusciamo a gestire una struttura alberghiera importante, eccetera, Ecco, e dà lavoro a tanta gente, tra l'altro. è accaduto pochi anni dopo il vostro matrimonio, mi pare un anno dopo il primo acquisto, è accaduto un fatto abbastanza, anzi molto grave, cioè il terremoto del 97 in Umbria che tutti ricordano come un evento disastroso. Però paradossalmente quella circostanza è diventata la possibilità di impegnarsi in una ricostruzione o ristrutturazione in quei luoghi, è diventata un'occasione per voi, no? Abbiamo potuto restaurare e ricostruire tantissimi ruderi che erano all'interno del borgo del castello di Campello Alto e ridare vita a questo piccolo borgo che era altrimenti stato, insomma, abbastanza abbandonato dalle persone del luogo perché erano all'epoca una ventina di persone rimaste ad abitare lì e la situazione del castello era abbastanza fatiscente. Con gli anni, un pezzetto per volta, siamo riusciti a comprare, restaurare o ricostruire in maniera tutto antisismico. Insomma, abbiamo creato una situazione anche di rinascita proprio di questo borgo che altrimenti era abbandonato. Quindi una rinascita, diciamo, edilizia, ma anche una rinascita
economica, perché adesso mi pare che ci sono anche persone del luogo che hanno trovato lavoro grazie alle vostre iniziative, no? Quindi è una rinascita multipla quella che avete costruito. Assolutamente, è stata una rinascita multipla, una rinascita edilizia perché abbiamo restaurato alla fine più di 1000 metri quadri all'interno del borgo, compreso anche alcune strade e alcuni spazi comuni. Siamo riusciti ad oggi poi a dare lavoro a più di una ventina di persone che oggi operano all'interno del nostro contesto alberghiero e poi in ultimo è stata anche una rinascita per noi perché in tutti questi anni, diciamo, questo progetto comune che abbiamo avuto sempre io e Daniela ci ha sempre rinsaldato nel rapporto e nello spirito, diciamo, del rispetto e dell'amore reciproco. Quindi è stato anche molto, molto importante per noi avere un progetto comune, è stato un faro, ecco, su questo Ecco, devo sottolinearlo. Daniela, tu sei di professione restauratrice, mi pare. E i padri Barnabiti vi hanno affidato anche il recupero di un monastero bellissimo che c'è lì nel borgo, mi pare del XII secolo, ai piedi del borgo. E mi pare che questa è un'opera, è una grande opera. Io ho visto le immagini, ho visto il luogo con immagini molto belle, affreschi ancora in via di recupero. Quindi c'è anche un tema proprio di recupero culturale che tu e voi avete intrapreso e che mi pare sta ancora continuando. Assolutamente, perché il monastero che ha origine nel XII secolo e poi è stato costruito un secondo nel XIV secolo, poi uniti nel XVII secolo, è ricco di opere d'arte e di affreschi soprattutto. Una piccola parte è stata recuperata dopo il terremoto del 97. Ci sono in loco però ancora alcuni affreschi di veramente pregevole fattura che sono da restaurare soprattutto per garantirne la conservazione perché gli ambienti sono molto umidi e quindi c'è necessità di intervenire in maniera importante. E quindi proprio per quello noi cerchiamo di agire anche per la ricerca di fondi per il restauro di queste opere d'arte che altrimenti andrebbero perdute. Infatti, proprio in questo contesto abbiamo costituito una fondazione qui a Borgo Campello, che si chiama proprio Borgo Campello Onlus, che ha l'obiettivo di preservare per le future generazioni questi posti che sono veramente unici e anche quello di, diciamo, raccogliere fondi da investire per la risistemazione di questi affreschi, di queste opere d'arte di cui parlava prima Daniela, che tra l'altro risalgono al XIV secolo, Tredicesimo, XIII, XIV, quattordicesimo quindi secolo. sono dei beni culturali di grandissimo valore e quindi l'obiettivo di risistemarli ci pare, diciamo, molto coerente con tutta con la struttura che abbiamo, La nostra diciamo, storia. che abbiamo, la nostra storia, la struttura che abbiamo soprattutto l'onore e l'onere di portare avanti, perché devo dire, in questo voglio ringraziare anche i padri Barnabiti, ci hanno affidato un compito veramente molto importante e delicato, traghettare per le future generazioni posti che vivono da 7-8 secoli e quindi è un onore, ma anche un onere poterci vivere e Certo. poterli traghettare. Bellissima storia, quindi i padri Barnabiti vi hanno fatto un dono, ma è un dono che implica una grande responsabilità. Però Assolutamente. mi piace concludere questa nostra chiacchierata sottolineando il fatto che appunto abbiamo conosciuto una ripartenza multipla, una ripartenza forse inattesa. Quando eravate giovanissimi, facevate i campi estivi, non immaginavate che avrebbe avuto un esito di questo genere, ma è stata una ripartenza umana, una ripartenza di fede, una ripartenza di cultura, di arte e anche di turismo, perché in quei luoghi, sono luoghi fantastici, vicino alle fonti del Clitunno, tutta l'Umbria è bella, è piena di gioielli, ma questo direi che è un gioiello che avete contribuito voi a far tornare all'antico splendore. E quindi vi ringrazio per aver ascoltato insieme ai nostri amici una storia davvero segnata dalla fede e dall'amore per la bellezza e per il territorio. E quindi speriamo che molti vengano
trovare, a vedere questo tesoro che avete scoperto e valorizzato. E grazie per quello che ci avete detto. Grazie a te, Grazie a te. Giorgio, e un saluto a tutti i vostri ascoltatori. Vi aspettiamo. Yeah.